non alle 12 di oggi, ma alle 20 di venerdì prossimo. Altri 7 giorni di trattative in Serie C, dopo la decisione di prolungare fino al 31 agosto il calciomercato di terza serie, in virtù delle esigenze registrate da società e giocatori, dopo il caos delle ultime settimane. Una buona notizia per chi deve ancora perfezionare la propria rosa o è in cerca dell'affare dell'ultimo momento per impreziosire il gioiello tra le mani. In Calabria è il caso della Regina e della Vibonese, entrambe a caccia della classica ciliegina su una torta praticamente completa. Si arriva allo stretto che all'ombra del castello normanno svevo si punta al bomber che possa garantire esperienza ed un numero di gol importante. Taibbi, dopo aver lasciato partire Sciamanna, avrebbe messo nel mirino il 33enne Ferdinando Sforzini con un passato in Serie A e Serie B, mentre a Vibo il nome nuovo è Pozzi in uscita dal Catania. Sfumatore IPA, accasatosi al Sicula Leonzio, il direttore sportivo rossoblu Simone Lo Schiavo, infatti, avrebbe virato sull'attaccante di Roma classe 86 nell'ultima stagione a Trieste, ma molti lo ricorderanno con la maglia del Messina, dove realizzò 8 gol in 22 partite 2 anni fa. Alessio Bonpasso per la Cinus 24.